Buongiorno, benvenuti, buona settimana dalla palestra Le Dune Fitness di Silvi Marina per cominciare un nuovo percorso insieme agli istruttori di questo centro per allenarci tutta la settimana. Oggi conosciamo Nairin Di Sante. Ciao Nairin. Buongiorno. In realtà l'abbiamo già conosciuta l'anno scorso perché lei è anche un'insegnante di danza, però è anche un'istruttrice di Pilates e oggi è qui per iniziare dalla posturale e poi mano a mano durante la settimana passeremo al Pilates, che sono due discipline, come sapete, molto collegate. Nairin, qual è l'importanza della ginnastica posturale? Principalmente l'importanza della ginnastica posturale è quella di mantenere in continuo movimento le articolazioni e cercare di tenere i muscoli abbastanza forti da poter mantenere una postura tendenzialmente corretta. La postura ideale non esiste, però dobbiamo cercare tutti quanti di mantenere la postura corretta al fine di muoverci bene, stare seduti in maniera comoda e non dolorante, di poter fare gli sforzi fisici, di poter stare allungati. Qualunque cosa facciamo deve essere seguita da una corretta postura al fine di mantenere anche gli organi interni sani e funzionanti. Tendenzialmente al momento, purtroppo, tanti di noi soffrono di dolore alla cervicale e tensioni nella parte alta del busto, specialmente nella zona del trapezio, a causa degli attuali lavori che si sono sviluppati. Molti di noi purtroppo passano tanto tempo al computer e al telefono e infatti attualmente la percentuale di persone che ha assunto questa postura con il collo un po' in avanti è aumentata e tutti quanti abbiamo continui dolori alla cervicale. Ora ti farò vedere qualche esercizio specificatamente per questa zona qui e poi ti farò sentire appunto come con piccoli accorgimenti la tua tensione in quella zona cambia totalmente. E allora siamo curiosi e ansiosi di scoprire questo esercizio che ci può cambiare la vita perché soffriamo un po' tutti per la postura sbagliata. Andiamo. Ci accomodiamo sul tappetino e come vedi ti ho preparato un mattoncino che è un piccolo tool di supporto che serve appunto per aiutarci a mantenere la schiena dritta in questa posizione. Questi sono mattoncini che di solito si usano nello yoga, però sono utilizzabili anche nella vita di tutti i giorni in realtà. Ci aiutano a tenere la schiena più dritta in questa posizione e anche in una posizione volendo a gambe tese. Molte delle problematiche principali delle persone sono, diciamo, quelle di non riuscire a stare appunto seduti così, in questa posizione, diciamo a squadra, perché addome e stabilizzatori dell'anca non sono abbastanza forti, quindi tanti di noi stanno indietro, continuamente in contrazione. Questo è un piccolo strumento che ci aiuta, ovviamente se imparassimo a stare dritti da soli sarebbe meglio. Quindi procediamo, incrociamo le gambe e cominciamo con il braccio destro teso che punta verso il pavimento. Con la mano sinistra prendiamo la testa dalla tempia e incliniamo la testa portando l'orecchio verso la spalla. Respiriamo per 3 volte con la respirazione diaframmatica che si svolge in questa maniera qui. Inspiro e gonfio l'addome, espiro, butto fuori tutta l'aria, sgonfio e l'ombelico si va a schiacciare completamente verso la colonna vertebrale. Nella stessa posizione, se noi cambiamo di poco la posizione della testa, prendendo diciamo la testa dalla parte posteriore centrale, tendenzialmente dove abbiamo la coda, e la portiamo sempre laterale ma verso il basso, la nostra tensione si sposta oltre che nella parte laterale del collo anche in quella posteriore. E ti faccio vedere, se tu mantieni questa posizione e aggiungi il braccio destro dietro la schiena, senti come tira ancora di più verso la spalla? Ora togli la mano sinistra dalla testa e agganci la mano laterale, il gomito lo puoi lasciare non tendenzialmente troppo aperto, rilassi la spalla, allunga il collo, respiri nuovamente e provi a muovere la testa avanti e torno dal centro, sempre mantenendo l'inclinazione laterale. Come vedi, se fai questo esercizio tutti i giorni,
specialmente alla fine di una giornata in cui siamo stati tanto tempo in piedi. La tua postura, soprattutto nella parte alta della testa, nella zona cervicale, e la tensione nella zona cervicale cambierà totalmente. Bene, grazie Nairin. Esercizi semplici ma d'effetto, perché vi assicuro che si sente molto proprio il muoversi del muscolo a questi movimenti proprio essenziali. Allora, grazie. Noi ci vediamo domani con Nairin per una nuova lezione di cosa domani? Domani continueremo con la posturale, però aggiungeremo un attrezzo grande. Grazie, allora non mancate la lezione di domani con Nairin Di Sante e noi ci vediamo tra poco per la parte alimentare della nostra trasmissione. È festa totale. E come abbiamo detto, torniamo alla farmacia comunale di Silvi presso il complesso residenziale Luna di Silvi in Marina, perché vogliamo scoprire quali sono i prodotti che possono aiutarci a vivere meglio, quindi che si aggiungono ad una nutrizione corretta e anche al movimento fisico. Allora ci accoglie il dottor Walter Berardi, che è il direttore della farmacia, insieme alla dottoressa Anna Veciorek. Buongiorno dottor Berardi, buongiorno dottoressa Veciorek, ben rivisto anche a te e ben ritrovata la dottoressa Anna Veciorek, con cui ci siamo lasciati la scorsa settimana. Probiotici, l'argomento di oggi, che cosa sono? Allora, i probiotici sono dei microrganismi normalmente presenti a livello della mucosa intestinale, utili per difenderci dagli agenti patogeni, per la produzione di alcune vitamine e per ottimizzare la funzionalità del colon. Appartengono in linea di massima a tre grandi categorie: bifidobatteri, lattobacilli e eubatteri. All'interno di ognuna di queste categorie sono presenti diversi ceppi. A questi probiotici di origine batterica si possono aggiungere anche alcuni probiotici di origine non batterica, come il Saccharomyces boulardii, noto per le sue proprietà astringenti e antinfiammatorie. Vediamo che ci sono in varie proposte, c'è la capsula, c'è il flaconcino, la polvere, come vanno assunti? Allora, per quanto riguarda la forma farmaceutica è un discorso di gusto personale, c'è chi preferisce la capsula o il flaconcino, quindi per quello non c'è nessun problema. Il discorso è che bisogna tener conto del numero di probiotici presenti, ma soprattutto del numero di ceppi presenti, perché quanti più sono i ceppi presenti all'interno del flaconcino o della capsula, tanto più l'integratore sarà efficace. E poi sarebbe bene ricordare che sarebbe opportuno utilizzare i probiotici a cicli periodici per mantenere l'equilibrio della flora intestinale, quindi inalterato il più possibile il proprio microbiota, che non è altro che l'insieme di batteri normalmente presenti a livello intestinale e la loro relativa quantità. Quanto più è costante, tanto più il nostro intestino sarà in salute. Grazie dottor Berardi, dal farmacista alla nutrizionista. Dottoressa Veciorek, li usi nelle tue diete i probiotici? Sì, li uso tanto, perché oltre il beneficio diretto per le problematiche gastrointestinali come colon irritabile, come malattie infiammatorie dell'intestino o la stipsi, vedo che c'è un diretto riscontro positivo per la gestione di altre problematiche di salute, sia la gestione del colesterolo, sia la gestione della glicemia, sia miglior energia che abbiamo nell'arco della giornata. Quindi oggi abbiamo anche tante conferme scientifiche che dal microbiota intestinale equilibrato dipende tutto il quadro di salute del nostro organismo. Quali alimenti contengono i probiotici? Quelli facili da reperire in Italia sono kefir, che è latte fermentato, e lo yogurt, meglio se sono fatti in casa, perché così aumenta la carica batterica di questi alimenti. Però abbiamo anche crauti, che è un cavolo fermentato, anche altre verdure fermentate. Abbiamo il tè fermentato kombucha, che vedo che si trova sempre di più anche in Italia, e abbiamo tempeh, che è un formaggio di soia fermentato, e miso, che è un condimento su base di soia fermentata e con aggiunta di cereali fermentati. E per oggi ci fermiamo qui, ringraziamo il dottor Walter Berardi per averci ospitati nella farmacia comunale di Silvi in Marina, grazie alla dottoressa Anna Veciorek. Domani saremo di nuovo in farmacia, perché parleremo di come curare la vostra pelle e non solo. Grazie al nostro tecnico Alberto Capo, ci vediamo domani a Buongiorno Fitness. Grazie di averci seguiti, una buona giornata. Ma che vista da qui.